Ciao a tutti ragazzi, sono Joseph 15 e ben ritrovati nel canale. Oggi apriamo un altro numero delle magiche storie sonore di Coda Fratello Orso e siamo con la 44esima uscita di Coda Fratello Orso. Andiamolo ad aprire, riabbasso come sempre un po' la fotocamera così potete vedere. Allora, scartiamo il libro e poi ce lo andremo a leggere. Ok, scartiamo. Non vedo l'ora di vedere come sarà questo nuovo libro di Coda Fratello Orso. Andiamolo a scartare. Ok, aspettate bambini, sono quasi riuscito. Questi libri sono davvero rinchiusi per bene. Io vorrei che... Se facevo io la collezione non li chiudevo, perché se li chiudono è davvero difficile scartarlo. Vedete quanta difficoltà sto avendo. Ok bambini, sono almeno riuscito a staccare la punta. Il resto lo faccio con voi. Aspettate, sono quasi riuscito. Oh, stacco la punta, metto un attimo pausa. Ok bambini, sono riuscito. Ah, ok. Prima di vedere il libro, guardiamo un attimino come è fatto il personaggio. Aspettate che lo tolgo. Aspettate. Ora vado a prendere la forbice per aprire. Ok bambini, aspettate. Cerco di fare un buco e ora lo posso aprire. Aspettate bambini, è troppo corto il buco. Un po' grande deve essere. Ok, ora che ho fatto il buco posso prendere il personaggio. Aspettate. Ed eccolo qua. Vedete com'è fatto bene? Ok, vedete quanto è fatto bene? L'orso. Coda Fratello Orso. Ora vi alzo un po' la fotocamera e guardiamo insieme il libro. Andiamo a guardarlo. Il di dentro... del libro Coda Fratello Orso. Questo libro sapete che non l'ho mai visto, però ho deciso di comprarlo perché questo, vi garantisco che questo film è davvero bello, ma non l'ho mai visto, quindi ho deciso di comprarlo così lo conoscerò. E ok, siamo arrivati a fine storia ed è ora di andare a leggere tutta la storia al di dentro. Ok bambini, ho preso il Magic Box, accendiamolo e ora diamo via alla magia. Coda Fratello Orso. Questa storia si svolge migliaia di anni fa in un villaggio del Nord America, dove vivono tre fratelli. Kinai è il più giovane e non vede l'ora di diventare grande, nonostante la voglia di giocare ad orso di un mammut non gli sia passata. Denai è il secondo genito, mentre Sitka, il maggiore, è un ragazzo serio dai lunghi capelli. Quando Kinai compie 16 anni, Tanara, l'anziana del villaggio, gli consegna un amuleto che lo guiderà per tutta la vita. Il tuo totem è l'amore, annuncia Tanana mentre gli porge un orso di pietra. Kinai è deluso. Il totem di Sitka è l'aquila, simbolo di chi guida. Quello di Denai è il lupo, simbolo di saggezza. Perché non può essere importante anche il suo? Poco dopo, i tre fratelli scoprono che il cesto pieno di pesci che Kinai aveva appeso a un albero è sparito. Le urme sul terreno non lasciano dubbi. È stato un orso a rubare il cesto. I fratelli accusano Kinai di non averlo legato bene e il ragazzo, stanco delle loro lamentele, decide di andarselo a riprendere. Sitka e Denai però lo seguono, perché combattere un orso è rischiosissimo. Infatti, quando lo trovano, Kinai è in grave pericolo. La lotta tra i fratelli e l'orso è furiosa. Quando l'animale sta per avventarsi su Kinai e Denai, Sitka conficca la sua lancia nel ghiaccio, provocando una valanga dalla quale però viene trascinato anche lui nel fiume. Kinai ed
ormai sono saldi. Anche l'orso, finito in fondo al precipizio, si rialza. Ma di Sitka non vi è più traccia. Quella notte Tanana brucia la sua lancia e il cappuccio. Ci hai lasciati troppo presto, Sitka. I tuoi fratelli hanno bisogno della tua guida, mormora la donna rivolgendosi al cielo. Kinai ha sete di vendetta e si mette sulle tracce dell'orso. Ne segue le orme e... eccolo! La lotta è tremenda, ma impari. Kinai infissa l'animale con la sua lancia, poi leva un grido di dolore e vittoria al cielo. Quando all'improvviso strane luci magiche calano dall'alto e figure di animali si affollano attorno a lui. Tra esse, Kinai scorge lo spirito di Sitka. Ha la forma di un'aquila e il colore del fuoco. Sitka lo solleva, lo circonda con le sue ali e quando lo posa di nuovo a terra, si è compiuto un prodigio. Sentendone le grida, Benai corre verso il fratello e tutto quello che trova sono i suoi vestiti e la lancia. Non può sapere che Kinai è proprio di fronte a lui, trasformato in orso. Credendo che l'orso abbia ucciso anche il secondo fratello, Benai vuole vendicarsi. Ma Kinai è stordito e cade nel fiume che scorre ai suoi piedi. Quando si risveglia, ormai lontano, si vede riflesso nel fiume e urla spaventato. Ma riesce un verso. Per fortuna Tanana è arrivata in suo soccorso. È tutta opera di Sitka, gli spiega. Se vuoi cambiare, vai a parlarne con lo spirito di tuo fratello. Lo troverai sulla montagna. A Kinai non resta che avviarsi e scoprire il mondo con gli occhi di un orso. Anzi, di un orso impacciato, visto che cade in una trappola e resta appeso a testa in giù. Un orsacchiotto di passaggio è la sua unica possibilità di liberarsi. Il piccolo sta andando al raduno del salmone e Kinai gli promette che lo accompagnerà se lo farà scendere. Detto, fatto. Kinai cade tra le foglie, ma i due devono immediatamente nascondersi. Benai è già sulle loro tracce. Koda, così si chiama il cucciolo, gli insegna come ci si diverte da orsi. Si corre nel vento, si gioca nelle pozzanghere, ma c'è un problema. Lasciano troppe impronte e Benai è bravo a seguire le tracce. Mi è venuta un'idea, esclama Kinai, e dopo essere saliti sui grandi mammut, si fanno trasportare senza lasciare segni. Tutti temono gli umani. Fanno una paura matta, dice Koda indicando un disegno che qualche cacciatore ha lasciato dipinto sulle rocce. Koda e Kinai, diretti al raduno del salmone, arrivano in una vallata rovente, dal cui suolo escono addirittura getti di fuoco. La meta non è lontana, ma bisogna attraversare quella valle inospitale. Kinai ne farebbe volentieri a meno, ma Benai li ha già raggiunti. Li segue, li bracca, tenta di colpirli. Per sfuggirgli, i due orsi devono attraversare un lungo tronco in bilico su uno strapiombo. Ce la fanno, ma proprio quando stanno per scappare via, sentono un grido da far rizzare i peli. Benai ha cercato di saltare il burrone e ora si ritrova penzoloni mentre cerca di aggrapparsi al ceppo. Mentre il fratello precipita nel fiume, Kinai può solo attendere con ansia e quando Benai riemerge, l'orso si sente triste e in colpa. Kinai e Koda arrivano finalmente al raduno del salmone. È un posto dove una folla di orsi pesca tanti ottimi pesci. Da dove vieni? Chiedono a un imbarazzato Kinai, che non può certo rispondere di essere in realtà un umano. Presto, comunque, Kinai si abitua a stare con loro. Visti da vicino, gli orsi sono davvero animali allegri e gentili, soprattutto Koda, al quale Kinai ormai è affezionato. Arriva il momento in cui Koda rivela agli altri orsi che cosa gli è successo. Era con la sua mamma, racconta. Poi è spuntato un cacciatore. Lei è caduta in acqua. C'era il ghiaccio dappertutto. Kinai rimane senza fiato. L'orso che ha ucciso era la madre di Koda. La mamma stava solo cercando di proteggere il suo piccolo. Kinai è sconvolto e pieno di rimorso.
e decide di dire a Coda la verità. Se il cucciolo non ha più una madre, è per colpa sua. No! No! Grida Coda correndo via. È troppo per lui. Kinai, distrutto, ricomincia il suo viaggio da solo. Deve arrivare subito alla montagna. Infatti, il fratello gli è ormai vicino. Si arrampica con tutte le forze tra le rocce e lo raggiunge. Quando è pronto a sferrare il colpo di grazia, Coda gli piomba addosso come un fulmine e lo fa cadere. Ha cambiato idea. Kinai è suo amico, non lo abbandonerà. Allora, silenzioso, lo spirito di Sitka cala su di loro. E Kinai torna umano. Un attimo dopo l'immagine del fratello appare tra di loro, sorridente. È tempo che Kinai torni alla sua vecchia vita, ma il ragazzo stringe tra le braccia Coda. Lui ha bisogno di me, dice, e la magia si ripete. Kinai torna a essere orso per vivere assieme al cucciolo. Per Denai è un'importante lezione. Mi ha insegnato che l'amore è la cosa più grande. Così potrà narrare per sempre la storia di un ragazzo che è diventato uomo, trasformandosi in orso. E comunque ragazzi, spegniamo il Magic Box. Oggi abbiamo sentito questa nuova storia di Coda, fratello orso. Questa storia era davvero bella, delle magiche storie sonore. Però vabbè, comunque ragazzi, per oggi è tutto. E se vi è piaciuto anche oggi questo nuovo video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!